ci sembrava, però non possiamo dire niente, un atleta della Bustese Olonia, potrebbe essere Ferro, però ripeto, la nostra telecamera è troppo avanti, mentre adesso è partito qualcuno, è partito un atleta molto deciso, ora vediamo, siamo tornati con le immagini, stanno scollinando, sono tre, sono in tre, c'è il campione italiano che è in seconda posizione, però anche gli altri sono molto vicini, allungato, ma sì, tutti sì, vicini, sono tutti molto vicini, ora vedremo se i tre che sono al comando riusciranno. Dalmolin tra i notti e probabilmente campione italiano, quindi Dalmolin, no, Dalmolin tra i notti e Ferro. Dalmolin tra Ferro, l'avevo intuito che era della Bustese Olonia, quindi Dalmolin tra i notti e Ferro, no scusa, Ceccarello, no tra i notti e Ferro, non credo ci sia Ceccarello, tra i notti è quello davanti, tra i notti poi c'è Ferro con la maglia verde, probabilmente della Lombardia, e Dalmolin è questo Dalmolin, testa, che fa fatica a tenere le ruote, non va il cambio purtroppo a Dalmolin, non gli scende il cambio, il terzo ha problemi col cambio, il terzo, ah, uno è Ferro, vedi, Dalmolin tra i notti e Ferro, sì. Sì, Dalmolin ha problemi col cambio, non gli scende più lungo perché non riusciva a pedalare, andava tutto agile, purtroppo, diciamo, gara bellissima di Dalmolin, comunque, eccezionale. Dalmolin è stato veramente eccezionale, guarda, quindi sono tra i notti e Ferro, Ferro e tra i notti, due corridori che veramente hanno fatto una grande stagione, abbiamo visto, ci sembrava Ferro, ho detto che poteva essere l'atleta che ha allungato, siamo a lui tra i notti e Ferro, forti e veloci di Trento e Ferro della Bustese Olonia. Bustese Olonia, sono loro due, ovviamente hanno le maglie di campione provinciale o regionale, per quello sì, che non li conosciamo, la maglia verde della Lombardia, è stato no. Esatto, campione lombardo, campione trentino, comunque abbiamo visto, è stato tra i notti a fare l'azione, quindi tra i notti, 15 secondi il vantaggio, quindi peccato veramente per Dalmolin, lì ha avuto un problema col cambio in discesa, peccato veramente perché era lì, è scollinato insieme a loro, quindi sì, veramente un dispiacere perché ha fatto una veramente una gran bella gara, ora saranno Ferro e tra i notti, diciamo che è un finale degno di una Coppa di Sera, perché sono due ragazzi che veramente hanno fatto una grande stagione, ne parlavamo prima, sono praticamente il secondo e il terzo nella classifica di rendimento, sì, e oggi hanno dimostrato di avere veramente delle ottime doti, ripeto, campione lombardo Luca Ferro, Nicolò Trainotti con la maglia di campione trentino, Trainotti era in grande condizione, l'avevamo capito e visto nell'ultimo periodo, e poi gareggiare in casa in Trentino dà una carica maggiore, ma dobbiamo dire anche, guarda, non ci dimentichiamo Dalmolin, qualsiasi cosa faccia, perché veramente oggi ha meritato di essere paragonato a questi due ragazzi. Sì, no, meritava sicuramente. Sono all'ultimo chilometro ormai. Ultimo chilometro per la coppia al comando. L'ultima segnalazione ci diceva 15 secondi, quindi molto probabile. Vediamo ora tra i notti, ha dato l'impressione di saltare il cambio, però sta continuando. Tra i notti e Ferro, campione trentino e campione lombardo. Quindi veramente un degno epilogo per la Coppa di Sera riservata agli esordienti primo anno, con due dei grandi favoriti al comando. Ora Ferro non dà il cambio a Trainotti, i due si stanno controllando, non vorrei che fosse troppo presto per controllarsi, manca, è vero, non più di 700 metri all'arrivo, però potrebbe essere questa azione di controllo. Vediamo Ferro, ora si è messa a ruota di Trainotti, non gli dà il cambio, sa che Trainotti è veloce, quindi vuol cercare di sfruttarlo in questo finale.
ancora una volta scatta tra i notti, però con grandissima decisione, con l'idea di affrontare la curva in testa, però è Ferro che gli ha scattato in faccia. Ferro gli ha scattato in faccia ed ora è difficile per Trainotti rimontare. Ferro gli ha scattato ed è Luca Ferro che vince davanti a Nicolò Trainotti. Veramente in finale è stato molto abile Ferro a mantenere Trainotti davanti, poi gli ha scattato in faccia prima della curva finale, ha preso quei pochissimi metri che gli hanno permesso poi di ottenere il successo. Intanto stanno arrivando ora gli altri corridori, ripeto, dispiace molto per Samuel Dalmolin, sfortunatissimo Samuel Dalmolin, mentre stanno arrivando naturalmente tutti gli altri corridori, saranno in tanti ancora a dover terminare la gara, però ripeto, bellissimo successo di Luca Ferro davanti a Nicolò Trainotti. Intanto ci viene comunicato il terzo posto di Luca Vitale dell'equipe corbettese, altro atleta lombardo che si piazza al terzo posto vincendo la volata degli inseguitori. Intanto ricordiamo Luca Ferro della Bustese Olonia, campione lombardo, ha vinto qui la 17ª edizione della Coppa di Sera davanti a Nicolò Trainotti. Veramente oltre che forte anche molto abile nel finale Luca Ferro a anticipare la curva, praticamente è scattato poco prima della curva dopo essere rimasto a ruota, un po' sorpreso Trainotti, e quei pochissimi metri che ha guadagnato gli sono stati utili per riuscire a trionfare. Ora, dopo la misurazione dei rapporti, attendiamo che ci raggiungano i primi i tre protagonisti. Intanto vediamo alla misurazione dei rapporti con il 113 Niccolò Faccin della Forniture Moro, Industria Forniture Moro CG Capital, così come gli altri atleti, ed ora ci raggiunge il vincitore. Allora, Luca Ferro, prima di tutto complimenti. Grazie. Complimenti, raccontaci un po' le ultime fasi. E in salita ha allungato Trainotti e sei andato subito a ruota. Sì, in salita ha allungato Trainotti, sapevo che era un corridore del Trentino e ovviamente conosceva molto il percorso. Avevo immaginato che sarebbe partito in salita, quindi non mi sono lasciato prendere dal panico, l'ho seguito. In discesa ho ripreso fiato e gli ultimi 2 chilometri di piano sono stati i più lunghi della mia vita, ma poi sono riuscito a lanciare lo sprint prima dell'ultima curva e a fare un'ottima gara. Diciamo questo, a un certo punto quando eravate dopo l'ultimo chilometro l'hai lasciato davanti, però dopo hai anticipato la curva con grande decisione. Sì, ho anticipato la curva, ho provato molte volte quella curva, non mi sono lasciato spaventare da entrare molto forte perché sono abbastanza bravo a guidare la bicicletta, quindi non mi sono spaventato, l'ho fatta a cannone senza tirare i freni e sono riuscito ad arrivare. Penso che sia in quel momento che hai vinto la corsa. Sì, ovviamente si sapeva che quella era la curva decisiva e lo sapevo e quindi ce l'ho fatta. Allora, ti facciamo tanti complimenti. Una stagione veramente incredibile la tua, però hai dimostrato ancora una volta che insomma i risultati ottenuti erano più che meritati. Sì, erano meritati. All'italiano sono stato molto sfortunato, ho bucato e sono caduto, ma sono arrivato lo stesso sesto, quindi oggi ho dato veramente il massimo per prendere la rivincita ai campionati italiani. E a chi la dedichi questa vittoria? La dedico a tutta la squadra, al mio allenatore, alla mia famiglia, che mi hanno permesso di essere qui e fare questo risultato. Quindi complimenti di nuovo, ti lasciamo alla premiazione. Guarda, essere premiato a Borgo Valsugana veramente una grande E posso dire una cosa? Certo. Ringrazio anche Amelio Bianchi e Stefano Bianchi che mi hanno fornito il materiale per fare questa mitica performance. Va bene, io ti ringrazio e penso anche loro. Grazie e complimenti. Grazie, ciao.
Ora ci raggiunge Nicolò Trainotti. Nicolò Trainotti, un secondo posto che ti lascia un po' d'amarezza. Sì, pensavo, quando ho visto il gruppo in lontananza, ho detto dai che forse questa ce la faccio. Ho sbagliato un po' la volata, ho avuto un attimo di incertezza, comunque va bene. Senti, in salita hai attaccato, era previsto che tu attaccassi così? Sì, anche se mi ha colto di sorpresa l'attacco di Dan Moulin. Ho preso il suo attacco come una rampa di lancio, sono riuscito in parte nel mio intento, volevo staccarli tutti, mi è stato dietro Luca, chapeau a lui. Senti, io ho detto a Luca che lui ti ha sorpreso nel modo in cui è entrato nell'ultima curva. Sì, infatti è entrato di prepotenza, forse mi è mancato quell'attimo di sicurezza in più, comunque il prossimo anno mi rifarò. Allora, mi fa piacere questo proposito, sicuramente, però dobbiamo dire hai fatto veramente una grande stagione, soprattutto nell'ultimo mese, mi sembra sia andato dal campionato italiano in poi veramente molto forte. Sì, sto andando in crescendo, peccato per le prime gare che ho un po' sbagliato, comunque sto imparando tanto grazie al mio allenatore e alla squadra. Allora aspettiamo qui il prossimo anno. Sì, sì, di va sicuro. Bene? Grazie, ti lasciamo. Ed ora vediamo se ci raggiunge anche Luca Vitale. Terzo posto per l'atleta dell'equipe corbettese. Luca, tieni. Luca Vitale, un bel terzo posto, però diciamo l'azione in salita di Trainotti e di Ferro non hanno lasciato scampo a nessuno. Ho un po' subito la salita, sì. Un po' me lo aspettavo, ho cercato di tenere duro, ma non ce l'ho fatta. Ho provato a rientrare con Nicolò Casalicchio, ma non ce l'abbiamo fatta. Comunque la volata l'hai vinta veramente molto bene. Sì, dopo ho cercato di rimanere lì a ruota e risparmiare un po' di energie appunto per giocarmela per il terzo posto. L'avete capito subito che i due davanti ormai dopo quando siete andati in pianura non erano più raggiungibili? Io sì, avevo già capito perché conoscevo i due avversari, sapevo che era molto dura rientrare. E dietro chi ha provato a chiudere dietro? All'inizio eravamo io Casalicchio e poi si è unito a qualcun altro. Ma avete scollinato proprio molto vicini? Non ho capito. In salita siete arrivati, eravate pochi metri. Ma poi loro avevano quel... Vabbè, comunque in più. Un bel terzo posto credo sia soddisfacente. Molto soddisfatto, non me l'aspettavo se devo dire la verità. Guarda che quando qui a Borgo Valsugana molto spesso ci sono tanti ragazzi che vengono pensando e poi riescano a dimostrare di andare forte. Oggi hai dimostrato, se no non arrivavi terzo. Insomma. Va bene, via, ti lascio, va bene? Sei emozionato anche, vero? Sì, sono abituato. Ma si vede, ma ascoltami, se tu continui ad andare forte così avrai modo di tante volte di essere intervistato e di non emozionarti più, va bene? Va bene? Ciao, ti lascio, grazie. Grazie. Il vincitore sarà premiato. Sarà premiato dal vice sindaco Luca Bettega, in compagnia con il presidente del Veloce Club Borgo Stefano Casagranda. Con lui che in carriera ha vinto 273 gare, Giro d'Italia, 3 Parigi-Roubaix, 2 Giri di Lombardia, una Freccia Vallone, una Gent-Wevelgem, una Milano-Sanremo, un campionato del mondo su strada, uno su pista nell'inseguimento individuale, Francesco Moser. Vince la Coppa di Sera, esordienti del primo anno, un atleta varesino, portacolori della Bustese Olonia, e il campione lombardo. Tutti i vostri applausi sono per Luca Ferro. Sale con lui il direttore sportivo, Ilario Guzzon. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. È stata per lui la 14ª vittoria stagionale. Luca Ferro, premiato da Francesco Moser.
mamma mia, guardate il sorriso. Non so se avete sentito l'urlo sulla finish line, sul traguardo. Ha avuto un'esultanza pazzesca Luca Ferro. Ed eccoli qua, questi tre meravigliosi ragazzi. Luca Vitale, Nicolò Trainotti, Luca Ferro. Forza, fatevi sentire, Borgo! Allora tenete pronta la voce al mio 3 per questo bellissimo podio, per questi sorrisi sul palco di Borgo Valsugana. 1, 2, 3! Luca, scendi, Luca. Allora, per chi non mi avesse sentito prima, lo ribadiamo subito. Ha portato fortuna la camera del Maso Valli di Borgo Valsugana. Stessa camera in cui ha dormito l'anno scorso Alessio Magagnotti, vincitore della Coppa d'Oro. Camera in cui ha dormito nel 2024 Luca Ferro. Quindi è la camera il segreto. No, dai, a parte gli scherzi. Volevi una rivincita, perché insomma... non è stato fortunato per te il campionato italiano, sesto posto, ma con una caduta, è stata una giornata non fortunata. Quindi qual è oggi l'emozione che tu hai trasferito sul traguardo con quell'urlo incredibile? Un'emozione che non riesco a descrivere, è impossibile da descrivere, non riuscivo a capire cosa stava succedendo, sono felicissimo. Sei contento da 1 a 10? 100. Ascolta, ti racconti com'è andata questo finale di gara? Non pensavo che riuscissi ad andare così forte in salita. Ho tenuto duro sulla salita, in discesa ho ripreso fiato, ho collaborato fino alla fine e poi ho lanciato lo sprint prima dell'ultima curva e sono riuscito ad arrivare. A chi dedichi la vittoria della Coppa di sera? A tutta la squadra, alla mia famiglia e a chi mi ha fatto il tifo oggi. Luca Ferro! Ilario! Oggi in realtà il vincitore sei tu, direttore sportivo. Che emozioni ti ha regalato quest'anno e oggi il tuo ragazzo? Beh, tante. Sempre un'emozione, però volevo innanzitutto condividere con Oscar, perché senza lo staff non si va da nessuna parte. Visto che lui fa parte del mio staff, e collaboriamo ormai da 2 anni, è giusto che condivida. Beh, farete una grande festa stasera, eh? Luca, torna a salire. Tu ovviamente non hai ascoltato le altre premiazioni, eri in gara. Adesso tu guardi in quella telecamera e devi salutare gli amici che si seguono live in diretta su Pianeta Ciclismo. Dai, chiacchiera, non te ne manca, quindi non ti do nessun suggerimento. Signor campione lombardo Luca Ferro, a lei la parola per chiudere questa premiazione. Saluto tutti a casa, soprattutto gli amici di mio papà, la sua squadra di ciclomatori. E basta! E tutti gli altri che mi stanno guardando. Hai un ciao bello convinto da vincitore. Ciao a tutti. Luca Ferro!